8 dicembre. Buongiorno lettori e lettrici e bentornati in questo nuovo video. Continua il nostro viaggio all'interno del mio 2022 letterario con il bellissimo sacchettino barra calendario dell'avvento. Come sempre non ci perdiamo troppo in chiacchiere e peschiamo il fortunato di oggi. Ora li faccio cadere tutti? No. Ecco qui il fortunato vincitore. Vediamo un pochino chi è. Memorie di Adriano. Quasi un classico, mi verrebbe da dire, dell'autrice belga Marguerite Yourcenar. Ho letto questo romanzo all'interno di un gruppo di lettura fisico, è stata un'esperienza un pochino nuova perché ho partecipato a tantissimi gruppi di lettura finora, ma sempre online. Saluto tutte le persone che hanno preso parte con me a questo gruppo di lettura, per chi fosse interessato vi ho organizzato regolarmente dalla libreria Colibrì di Milano, che è una libreria che ha anche un bar, che fa anche gli aperitivi, quindi insomma si presta a questa tipologia di progetti e devo dire insomma che è stata un'esperienza particolarmente interessante. Ci permetto di dire, aspettiamo la sponsorizzazione Colibri, siamo qua per te. La smetti. Memorie di Adriano, come il titolo stesso suggerisce, ci racconta la vita del grande imperatore romano, forse uno dei più grandi. È curioso vedere come la Yourcenar entri nella testa di questo personaggio, perché per quanto sia un grande personaggio storico, non ci si perde troppo nelle vicissitudini storiche stesse, ma si parla più che altro di Adriano come uomo. In questo romanzo ho ritrovato tante cose belle, ma allo stesso tempo insomma è stato un romanzo difficile per me, forse una delle poche volte quest'anno in cui ho avuto veramente difficoltà a portare a termine la lettura. È un romanzo un pochino pesante, passatemi il termine, scorre con difficoltà nonostante la penna della Yourcenar sia straordinaria. All'interno di questo romanzo ho trovato i pensieri più belli mai letti precedentemente, soprattutto le riflessioni sulla morte sono di una potenza straordinaria. Allo stesso tempo però, per forza di cose, la Yourcenar per poter parlare di Adriano necessariamente ha dovuto attingere alla storia a mano aperta e quindi automaticamente tutte quelle parti in cui si parla di conquiste, di guerre, di scoperte a volte tendono ad essere un pochino pesanti. Capisco che non poteva fare a meno di fare questa cosa, però insomma forse il libro con 100 pagine in meno sarebbe stato decisamente migliore. Ma nonostante questo, come vi dicevo, è l'Adriano uomo il vero protagonista della storia piuttosto che l'Adriano imperatore, e a partire dalla storia di un uomo straordinario, la Yourcenar gli apre un po' la testa mostrandoci tutte quelle che possono essere le possibili sfaccettature dell'animo umano. Per raccontare gli uomini forse è più semplice utilizzare degli uomini grandi, ma in questo caso la Yourcenar approfitta di Adriano per mostrare anche quella che può essere la semplicità anche degli stessi uomini più straordinari. Gli uomini sono comunque molto simili tra di loro, quindi i sentimenti, le emozioni, le relazioni con cui si è confrontato costantemente questo grande uomo sono poi le stesse che potremmo affrontare anche noi. È un romanzo veramente evocativo e potente da questo punto di vista, e a volte sembrerebbe quasi che la Yourcenar stia parlando del suo migliore amico, perché riesce a parlare della testa di questa persona con una penna talmente decisa che sembrerebbe quasi forse che più che una biografia questa storia sia quasi un'autobiografia. Non so se è una mia idea, ma nel leggerlo ho pensato che forse la Yourcenar abbia usato Adriano per parlare di se stessa, perché ci sono effettivamente tanti punti in comune tra i due personaggi, ma appunto come vi dicevo è soltanto una mia idea, è possibile che poi non sia effettivamente così. Se si parla così intimamente di qualcuno è qualcuno che si conosce bene, e chi conosciamo meglio di noi stessi? In ogni caso è una storia che fatico un pochino a consigliare. Tra le sue pagine troverete sicuramente dei pensieri bellissimi, delle parole scritte stupende. Ho sottolineato questo libro come se non ci fosse un domani, ma allo stesso tempo non posso negare che sia un libro un pochino difficile, quindi sì, ve lo consiglio, ma sicuramente non è un libro per tutti.
Detto questo, anche questa recensione ce la siamo portata a casa e noi ci vediamo domani. Ciao!